Spazzato io. Avete fatto caso a questo discorso del distanziamento sociale? Viene detto sempre, anche in televisione, distanziamento. Questa è una cosa gravissima. Voi pensate ai bambini che grazie a questo principio del distanziamento sociale cresceranno queste generazioni anche con carenze dal punto di vista emozionale, perché il toccarsi, l'abbracciarsi, l'avere dei normali rapporti fisici con le persone è una cosa fondamentale per la nostra crescita e per il nostro benessere. Ecco, voi in relazione a questo e all'apertura delle scuole cosa intendete fare se andate al governo? Allora, intendiamo ballare sotto la pioggia senza aspettare che spiova, questo è il nostro motto, nel senso che le scuole devono aprire senza tanta retorica e senza tanti discorsi, perché se ne sta parlando da mesi e non si è fatto niente. In altri paesi hanno riaperto le scuole a giugno, noi dovevamo riaprire le scuole a giugno, dito, questo è il discorso. E con, naturalmente, con le precauzioni, c'è un caso, come hanno fatto con le squadre di calcio? Se c'è un caso, continuano a giocare facendo il tampone a tutti. Per le scuole invece che cosa hanno previsto? Che se c'è un caso di Covid, tutti a casa. Capito? Mi sembra che, perché nel calcio ci sono grandi interessi economici, le scuole a quanto pare no. Non siamo consapevoli del fatto che la scuola è fondamentale, è assolutamente fondamentale la scuola. Ma sì, poi sulla base di che cosa? Di un tampone che non è attendibile? Allora, i tamponi sono pieni di falsi positivi e falsi negativi, come pure tutti gli esami sierologici e cose di questo genere. Noi dobbiamo pensare a vivere, a convivere finché non scomparirà con questo virus, come conviviamo con tantissimi altri agenti patogeni. Voglio dire, fino adesso non abbiamo convissuto con i vari virus dell'influenza, che non è che ognuno di noi è pieno di herpes, no, virus, ma e cose dire, di questo genere. Chi è che prendeva l'influenza, soprattutto gli anziani, morivano. Cioè, ci sono delle statistiche che negli anni precedenti tantissime persone sono morte di influenza. Non è che morte, poi non è che sono morte di influenza. Una persona che ha 80 anni, che ha una patologia pregressa, ha un problema cardiologico, poi c'ha il diabete e poi c'ha difficoltà di respirazione. Ma se prende l'influenza, per quale motivo sono state impedite le autopsie sulle persone che sono cosiddette morte di Covid o morte per Covid o con il Covid? Non si sa. È stata fatta una grande confusione con i numeri, come vi dicevo prima. I numeri sono stati dati a caso, senza un riferimento di incidenza, un elemento di percentuale. Di risarcimento, quante richieste che faranno? Ma a parte ora le richieste di risarcimento, ma comunque il discorso è che non c'è stata chiarezza. Vi ricordate che alla fine di marzo l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità alla fine di marzo, dopo una prima ondata di casi, ha preso in esame un certo numero di cartelle, che era vicino a 1000 cartelle di persone decedute, e il risultato che l'Istituto Superiore di Sanità dopo questa analisi ha dato è che solamente 3 persone su circa 1000 erano effettivamente morte di Covid, le altre erano morte con il Covid o forse con un insieme di patologie, no? Quindi, allora, questo fatto che i numeri siano stati dati male, a caso, in maniera terroristica. Ma poi scusate, abbiate pazienza, ma tutte quelle persone che sono state messe nei camion e non si sa dove sono andate a finire. Allora, tutte le persone. Ma poi il camion, vedi, era un'immagine cinematografica. Tetra. La notte, le camionette con le bare sopra, sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Un'immagine fotografica per terrorizzare. Abbiamo parlato finora della paura. Cioè è stato un crimine di paura fatto per incutere paura. E attenzione che molto spesso i governi, qualsiasi essi siano, amano le pandemie
perché attraverso queste situazioni riescono a convincere e comunque a imporre delle regole che altrimenti non sarebbero mai stati creati di imporre. Quindi attenzione. Ma poi sono state fatte anche delle cose che non hanno a che fare niente con le normative, con le leggi internazionali. Allora, nel mese di luglio il nostro Presidente del Consiglio ha dichiarato che ancora vi era la pandemia. Ma quale pandemia se le persone non erano ricoverate? E voleva portare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Ma appunto, che cosa significa dichiarare lo stato d'emergenza? Su che cosa? Ma lo stato d'emergenza... Che mancano i dati, mancavano allora, Fabrizio, i dati. Lo stato di emergenza era un atto politico per intimidire ancora di più il paese. Appunto, no, ma quello cioè dichiarare lo stato d'emergenza, quello, no, dovrebbe essere un elemento che va punito attraverso la legge, perché quello non lo poteva fare, capito? Il Presidente del Consiglio non poteva dichiarare lo stato d'emergenza quando lo stato d'emergenza non c'è, capito? Allora ha dichiarato una cosa falsa, e questa cosa falsa che ha dichiarato è andato a svantaggio di tutta la popolazione italiana. Ci sono indagini innumerevoli che ovviamente faranno chiarezza su queste cose. Ci sono una serie infinita di indagini innumerevoli che faranno chiarezza su queste cose. Ma... ora ci sta, perché ci può stare, insomma, siamo qua, ovviamente siamo qua tutti quanti insieme per poterci conoscere. Però quello che secondo me noi dovremmo adesso dare un'occhiata è più che altro a quello che noi vorremmo fare da oggi a domani. Perché tanto io non voglio essere offensione con queste cose, devono essere denunciate. Però le chiacchiere da bar le lasciamo fare a quelli che stanno al bar, nel senso che noi dobbiamo vedere quella che è la tipologia migliore necessaria per aiutare le persone che sono andate in difficoltà per colpa del loro regime, come affrontare il bene principale che noi tutti abbiamo, che è quello della salute, e quello che Vox vorrebbe fare avendo un tot di consensi. Sostanzialmente noi siamo qua in un momento in cui, vi faccio un esempio, io sono un candidato indipendente in appoggio appunto ai Vox e faccio parte del Partito del Valore Umano, è stata una nostra cosa comunque sia proposta per tutti i 30.000 affiliati del Partito del Valore Umano presentare un esposto epocale su quello che riguardava un po' come sia stata gestita la cosa. Queste cose ovviamente avranno il loro seguito. Noi sicuramente ad oggi quello che abbiamo il compito di cambiare, perché noi siamo le Marche e loro sono le Marchette. Noi abbiamo bisogno dei vostri consensi per poter differenziarci da tutto quello che è stata la gestione sino ad oggi, sia del Covid, ma di tutte le altre cose che nelle Marche ci sono che non funzionano. Questo è un po' il succo del discorso, ecco. Questo è quanto, insomma. Scusami, no. Era soltanto... Mi dispiace che non vi abbiamo potuto aspettare. No, ma figurati, avete fatto bene a non aspettare, ci mancherebbe. Anzi, colpa nostra che io lo stesso, pure io per primo sono arrivato in ritardo. Quindi. Un'altra cosa, per raggruppare questi diversi movimenti, a parte ecco che Valori Umani non si è già raggruppato, però... Ci sono altri movimenti, no, come 3V, ma anche come Dipende da noi, che hanno diciamo, tematiche anche simili. Anche Pasquinelli? Sì. No, grazie. Lasciamo bello Pasquinelli, però diciamo questi altri movimenti, chiamiamoli così, movimenti, no, che sono simili. Adesso in un futuro, è chiaro che in questi 20 giorni ormai non è più possibile fare una riunione. Io penso che però, allora come la vedete voi? Allora io penso che adesso poi do la parola anche a Jonathan da questo punto di vista. Io penso che sia importante in una fase preelettorale che i diversi movimenti abbiano avuto la libertà di presentarsi singolarmente, no? Perché ci possono essere dei punti in comune, ma ci sono anche magari delle sfumature che sono state considerate magari importanti per non creare non mettersi insieme. Quindi dal momento che dalla pluralità, e io insisto, l'importanza delle minoranze, no?
Le minoranze sono molto importanti perché possono portare linfa vitale alle maggioranze, se le maggioranze sono in grado di coglierle naturalmente. Quindi questa linfa vitale delle idee, delle minoranze, potrà portare magari quelle novità, quegli elementi di novità che magari in un momento successivo, anche alle elezioni, in un momento post-elettorale, potrà trovare poi un'aggregazione. Quale sarà questa aggregazione? Lo vedremo, no? D'altra parte la realtà non è mai una realtà statica, ma è sempre una realtà dinamica, anche in politica. Dipende da quali saranno i risultati delle elezioni, da quali saranno le forze che da queste elezioni usciranno con una rilevanza particolare, e da questo poi potranno nascere nuove realtà. No, adesso faccio un esempio, no? Se Vox prende il 2,5%, 3V prende il 2,5% e Dipende da noi prende il 2,5%, tutti e tre non ci avranno nessun consigliere, giusto? No? Alla regione. Se si mettevano insieme, con il 7,5% prendevano due consiglieri. In politica non conta. No, ho capito, non, ma... Non conta la questione aritmetica. Tu, anche se te vuoi... No, rimanevi sempre in minoranza, perché magari avrebbe vinto Mangialardi, oppure... Però avevi all'interno della regione due persone che potevano dire la loro. Ma non è detto che tre forze dal 2,5% mettendosi insieme abbiano il 7,5%. Potrebbero avere molto meno oppure anche molto di più. Diciamo da un punto di vista logico si capisce bene che se uno rimane diviso così, che tra l'altro questi gruppi sono nuovi nati, no? Quindi per farsi conoscere, per esempio soprattutto Vox è quasi stato l'ultimo, no? a mettersi in campo. Ha un anno Vox? Sì. Un anno di età. Però dal punto di vista della conoscenza delle persone, nelle Marche chi è che conosceva Vox? Cioè voglio dire, no, ragioniamo in termini pratici. Io se posso, dunque, beh, innanzitutto io mi presento comunque sia, come dicevo, io mi chiamo Jonathan Giacchetta, da oltre 3 anni per attività mi occupo di illegalità bancaria e tributaria, quindi di fatto sono formato per andare un po' contro il sistema da ormai oltre 3 anni. Ma a parte il fatto che il sistema che abbiamo oggi ormai non piace a nessuno, e sicuramente avremo una crisi economica che sarà ancor più mastodontica e ancor più di riflessione proprio per quella che è stata la gestione del Covid. Per rispondere, se è possibile, a quella che potrebbe essere la sua domanda, io le posso dire: tutti coloro che vorrebbero o che vorranno collaborare su quelli che sono i punti del programma e che avranno dei punti del loro programma che potrebbero essere più o meno simili al nostro, che però, e io lo dico anche magari con il rischio di svuotare la sala, che però non vogliono fare da stampella ulteriore a chi ci ha governato sino ad oggi, nel nostro tavolo sono ben accetti. Però di fare un'ulteriore stampella, quello che potrebbe essere il PD o il 5 Stelle, che hanno praticamente permesso la disaffezione completa alla classe politica italiana, con noi al tavolo non ci si sistemerà mai. Non credo che questi tre movimenti che ho citato, ecco, c'hanno questa... per questo è per dirle, se è tribù. E c'è stata la trasmissione televisiva, no? Quando è stato quella su Vera TV ieri sera. Mm-hmm. E sì, 7 candidati, ce ne so 4 che non appoggiano, esatto. c'è la Iannetti, c'è Vox, c'è Dipende da noi, esatto. E c'è Pasquinelli, la sovranista, 5. Allora, desti 5, se può fare un... Tutti questi, tutti coloro che vorranno... Dopo le elezioni, d'accordo, però... Condividere basta punti... Basta che non scompaia qualcuno. Allora, no, e sa cos'è? Allora, scompare qualcuno, noi ci aspettiamo che quello che deve scomparire è chi sino ad oggi c'è stato. Cioè, diciamo che adesso io non sono uno di quelli che fa gli interventi a sondaggi come invece hanno fatto alcuni magari poco prima di noi.
fuori e poi si sono ritrovati a perdere le miglia gli ultimi 3 giorni. Io non faccio sondaggi, però quello che le posso dire con l'assoluta certezza, che è l'intento proprio del partito che facciamo e che ci confrontiamo tra candidati ogni giorno, è quella sostanzialmente di andare contro tutto quello che c'è stato sino ad oggi. Questa secondo me è la cosa più importante, che poi che sia il 2,5, che sia l'1, che sia il 3, sostanzialmente difficilmente ci sarà una coalizione o un partito che avrà il 30%, perché addirittura nella nostra legge elettorale, o comunque quella che c'è nella regione Marche, c'è un premio di maggioranza che è sufficiente al 34%. Ora, al 34%, ma le dica quello che è la mia impressione, io le dico quella che è la mia impressione, non ci arriverà nessuno di quelli che sono anche i candidati. Anche come coalizione? E anche come coalizione. Il fatto qual è però? Che nelle Marche non esiste una coalizione lì fuori di quella che è la coalizione di centrodestra. Ma essendo le Marche da sempre una regione di sinistra, difficilmente, anche se la maggior parte delle persone che abitano in questa regione vogliono far di mezzo, vogliono far fuori queste persone, difficilmente anche la coalizione di centrodestra stessa avrà più del 34%. Ci ritroveremo probabilmente una frammentazione dei voti a livello molto vasto e tutti coloro, le tribù, quelli che diceva lei, la sovranista, tutti coloro che vorranno mettersi seduti e decidere un programma che possa cambiare veramente le radici di quello che c'è stato sino ad oggi, sono ben accetti al tavolo. Ah, okay. Questo è un po' il succo del discorso. Okay, il discorso è questo, che si aprirà il tavolo di confronto proprio se nessuno raggiungerà questa soglia che dà poi il premio di maggioranza, no? Come diceva Jonathan. Ma scusa, come si apre il tavolo di confronto? Allora, se nessuno raggiunge il 34%, che è quella soglia che dà il diritto al premio di maggioranza, dopodiché naturalmente quella forza politica ha vinto, si apre un tavolo di confronto a livello regionale sulle diverse forze, e allora lì si possono naturalmente giocare le carte. Avete una strategia per i 50% degli italiani che non sono andati a votare? Sì, noi ci rivolgiamo in maniera particolare al 50% degli italiani che non sono andati a votare, perché appunto proponiamo una politica con un cambio di prospettiva, come ho raccontato anche adesso, dal punto di vista della gestione del territorio, della salute e della sanità, quindi praticamente un cambio di prospettiva. Sappiamo che nella vita e nella politica, cambiando prospettiva, possiamo vedere le cose in maniera diversa e trovare soluzioni diverse. Quindi noi ci rivolgiamo in maniera particolare agli italiani che finora non hanno votato, che sono delusi, demoralizzati, che hanno rinunciato al voto. Lo stato confusionale è veramente forte. Lo stato confusionale è forte, sì. È forte, ma dobbiamo trovare la forza di unirci per cercare di superare anche questo stato confusionale, perché lo stato confusionale si supera iniziando a fare qualcosa di concreto e di positivo. Quando trovi il bandolo della matassa, poi dopo anche tutto il resto ti appare più ordinato e sotto una luce diversa, anche dal punto di vista della fattibilità. Quindi cambiamo prospettiva, cambiamo visione. Bisogna essere anche molto visionari nella vita come nella politica, perché se non si è visionari, se si è, diciamo, meccanicistici, come dicevamo prima, ecco che non si risolve niente. Oggi bisogna assolutamente cercare soluzioni nuove. Quindi più spazio alla meritocrazia personale che al concetto del lavoro perché ti ha dato il voto, giusto? Il lavoro perché ti ho dato il voto non dovrebbe esserci, nella mia visione assolutamente, ecco, no. Fondamentalmente è quello che succede in Italia. Lo so, però non è una cosa certamente da sponsorizzare e da continuare, perché noi siamo un paese che sta andando alla deriva, Quindi è questo già la deriva. È già alla deriva, siamo già alla deriva. Cioè, è brutto quello che dico, ma No, ma è così, è vero. Bisogna prenderne conto. Scusate, da che punto di vista? Economico o di altro tipo? Tutto. Totale? Totale, sì. Riuscite a spiegarmi come fa a essere la deriva oggi, 31 agosto, che ora è? Le 11. Alle 11, alle 23.00. Come fa a essere la deriva? In base a che cosa?
La deriva chi? Allora, siamo in crisi economica, siete d'accordo? Ma non a causa del Covid, eh? No, no, ma non, no, io parlo, sono più concreto. Covid è solamente una cosa. Siamo d'accordo che siamo tutti marchigiani? Sì. Di cosa stiamo parlando? Delle elezioni marchigiane? Sì. Parliamo dell'economia marchigiana. Ci siamo fino a qui? Sì. La quinta regione d'Italia. No, io, a me non me ne frega un cazzo di quell'altra. A me mi interessa le Marche. Esatto. Da Gabice a Porto d'Ascoli. Porto d'Ascoli. Allora, ieri era domenica, no? Sì. Chi l'ha fatta a piare un ombrellone? Com'è fatto? Ma chi vi raccomanda per piare un ombrellone? C'era allora, siamo in crisi, siamo... Ma siamo in crisi? Dove vai? Te dove vai? Jonathan, dove vai al mare te? Io non ci vado al mare. A Pescara, dove vai? No, io non ci vado al mare. Ah, non sono sbagliato. In montagna? Però, no, non ci vado al mare proprio, però è effettivamente è così. Ma scusa. Ma c'è anche da dire un'altra cosa, che in realtà gli ombrelloni erano pieni, ma gli ombrelloni ce ne stanno il 30% in meno di quelli che ce ne stavano l'anno scorso. È pure più facile da riempire. E il 30% degli ombrelloni che c'erano quest'anno, in meno rispetto all'anno scorso, e siccome ho una lunga esperienza lavorativa nella leviera, le posso dire che permetteranno purtroppo al 60% delle aziende di cambiare gestione o di chiudere totalmente. No, il 30% degli ombrelloni in meno. Quindi noi dobbiamo per forza trovare un rimedio a questa emorragia, perché questa emorragia ormai è partita, perché i leasing non sono stati fermati. Poi adesso questo io glielo dico, perché purtroppo mi capita dalla mattina alla sera, glielo ho detto, è l'attività mia. I leasing non li hanno fermati nessuno, perché le moratorie le hanno fermate per i mutui ipotecari, ma la maggior parte delle imprese si basa su che cosa? Sui conti di scoperte, sui salvo buon fine, sui rientri fondiari e sui chirografari. Chirografari fondiari non li ha toccati nessuno, gli ipotecari li hanno bloccati, ma li hanno bloccati sì e no il 70% delle famiglie. Agli imprenditori non gliel'hanno neanche bloccati. Gli hanno posticipato le tasse, dicendo che le tasse non gliele avrebbero fatte pagare. In realtà gli hanno chiesti le tasse con gli interessi, l'erario. Un cliente di oggi ha pagato su 3 mesi quasi 7.000 euro di interessi su una cartella esattoriale da 23. Ecco che cosa c'è oggi che non va. Ecco perché siamo alla deriva, perché se lei va a contare gli ombrelloni, ma anche fossero 1.000, le famiglie sono 10.000. Purtroppo gli ombrelloni sono pieni ed è vero, ma perché c'è questa diversificazione delle classi. Ce ne sta un 20-30% che le spiagge te le riempono perché gli ombrelloni sono meno, ma ce ne sta un 60-70% che invece non arrivano a fine mese. Diciamo che il 60-70 è troppo, facciamo il 40. Ma il 40% delle famiglie marchigiane che non arriva a fine mese, glielo assicuro, ci stanno. E come se ci stanno? Dove? E dappertutto. Io non posso ovviamente dirle dove, nello specifico. Allora, le dico, io personalmente sono una persona che nella casa mia lavoro soltanto io. Io sono uno di quelli che fa fatica ad arrivare a fine mese, ma ho 4 figli, ma ci mancherebbe. Ma come me, io faccio parte di diverse associazioni, un'associazione che comunque sia, ho un ottimo rapporto con un presidente dell'associazione che è l'Ambalt, non so se la conoscete, o l'associazione delle famiglie numerose. Sai che cosa mi ha detto l'altro giorno questo mio amico carissimo? Sai, caro Jonathan, mi ha detto, fino a qualche anno fa io avevo i bengalesi dentro alle case, adesso sai chi c'ho? Gli italiani. Non ti rendi conto quanti? Te le faccio vedere. 11 stanze, 5 posti letto, sono 7 famiglie italiane. Si vergognano di andare in giro, devono chiedere i pacchi perché non riescono ad arrivare a fine mese, ma di questi non parla nessuno, perché come dice lei, i ristoranti pure sono... Ha visto oggi, questo era un ristorante del lunedì sera, ha visto quanta gente c'era? Ma se le va a contare saranno 50 persone, quante altre ce n'è che hanno mangiato a caso, che magari hanno, non lo so, tirato e ha fatto la minestrina perché non c'avevano altro? È questo il contesto, purtroppo è vero che fino a che ci sarà lo specchio, come diceva quella volta Berlusconi, i ristoranti sono pieni, e non andremo a guardare in fondo a quelli che stanno male veramente, e saremo sempre chiacchiere da bar. Noi dobbiamo essere il cambiamento, noi dobbiamo andare casa per casa, noi abbiamo bisogno dell'aiuto di ognuno di voi per andare casa su casa, mi casa tu casa, ma per davvero, non mi casa e poi quando vado lassù è casa mia e metto il recinto, è tutto là. Cambiare questo concetto è sostanzialmente quasi impossibile, perché fino a che, giustamente, è una riflessione veramente ottima, vedremo le spiagge piene, ma non faremo testo o non conteremo che ci stanno 300 ombrelloni che possono essere 300 famiglie.